Amici di Non Solo Mare, siamo a Como per quello che è stato un weekend dedicato alla motonautica. Qui c'è stato veramente di tutto in questo weekend, a parte il tempo che non ci ha accompagnato perché era veramente freddo e è stato duro per tutti, però con noi c'è Stefano Andreucci che si è cimentato per la prima volta, sei salito su una barca offshore, hai preso il posto di Maurizio Schepici al volante insieme a Massimo Capoferri, un'esperienza che ti mancava, dopo Nettuno avevi provato il P1, monocarena, tutta un'altra barca, questa è stata per te l'occasione per scendere in acqua con una barca offshore, un catamarano che dà ovviamente tutta una sensazione diversa di guida e ovviamente richiede anche delle tecniche diverse di guida. Molte tecniche. Chiaramente per me è stata un'esperienza nuova, un'esperienza, ringrazio Maurizio di avermi dato l'opportunità di una salita a bordo a questa barca. Oh, sentimi, di nuovo qui. Nettuno, che ero stato ecco, alle spalle sia del pilota che di Stefano Bonanno, e mi sono cimentato in questa nuova avventura come pilota insomma qui con questo offshore e chiaramente bellissima esperienza, ho sbagliato qui una boa con Massimo. Testa coda che serve proprio per battezzarsi, no? Perché quando si sale sul catamarano il testa coda è il battesimo. Beh, chiaramente sensazioni differenti. Ma no, mi sa che hanno sbagliato la boa. Sono ritornato indietro e hanno rifatto la boa per non essere squalificato. Sì, sensazione nuova, bellissima esperienza, ringrazio Massimo Capoferri che è stato un ottimo maestro. Mi ha fatto insomma crescere di giro in giro, poi un problemino al motore ci ha mandato insomma fuori gara. Però, insomma... però fino a quel momento abbiamo visto che comunque eravate a lottare tra il quarto e il quinto posto, quindi insomma hai dimostrato subito di avere, ovviamente grazie anche alla tua esperienza che ricordiamo vieni dal mondo delle corse automobilistiche, quindi comunque avevi già un'esperienza di guida anche se diversa perché l'acqua poi è tutto un altro elemento. Sì, è tutta altra cosa insomma. Però l'adrenalina, il coraggio, questi sono elementi che servono poi in qualsiasi sport motoristico, no? L'adrenalina, insomma, il coraggio è la cosa essenziale chiaramente. Sono sensazioni completamente differenti dalla pista, qui abbiamo fatto, non voglio dire una baggianata, insomma 5 giri o 6, ogni boa trovavamo vento, mare differente, insomma. Sì, però è stata una bellissima esperienza, ringrazio come voglio dire. Sicuramente salire a bordo appunto con un pilota veterano insomma dell'offshore come Massimo Capoferri dà anche quella, forse quel coraggio in più, no? di non sentirsi a rischio. Una sicurezza in più. Il fumo che noi vediamo viene però da quello che invece dovrebbe essere il tuo maestro di offshore. C'è tutto, anche questo, insomma. Sì, ringrazio il maestro Massimo. È un team che si basa molto anche poi su quello che è un rapporto di simpatia. Ovviamente questo fuori dall'ambito delle gare aiuta poi invece nel momento in cui si entra in gara e Massimo non ce la fa, è proprio più forte di lui. Questo è il nostro team, è fatto anche di questo, in armonia e allegria, sicuramente. Tanta voglia di divertirsi, purtroppo ecco, come noi ricordiamo, è la capitale, per noi è l'occasione dell'anno perché si chiudono, di solito qua chiudiamo la stagione della motonautica italiana, purtroppo quest'anno per motivi vari è stata rimandata e siamo un po' inoltrati nella stagione perché siamo a metà ottobre, solitamente a fine settembre, il tempo oggi veramente... Ieri e oggi ci ha fatto soffrire. Sì, io venendo da Roma, insomma, ho trovato tutto tempo, insomma, da un sole a una temperatura di circa 20 gradi, venire qua a trovare pioggia e addirittura neve qui in zona, insomma. Però hai visto che nonostante questo, ecco, questo lo sottolineiamo, nel resto d'Italia, se vogliamo, ci sono tappe dove magari due gocce d'acqua allontanerebbero chiunque qua, hai visto oggi quanta gente era, nonostante il freddo e in certi momenti anche la pioggia, c'erano tutta la sponda del lago che, insomma, c'erano le persone lì a fare quasi il tifo. Beh, bellissima cornice, insomma, anche dalla barca vedere questa marea di gente. La passione della motonautica sul lago di Como non manca, eh? No, assolutamente, è una città che veramente dedica anima e cuore a questo sport. E niente che dire, ringrazio tutti, ringrazio te. Noi sappiamo che adesso per te è stato solo giustamente ormai il campionato italiano per una serie di motivi che non stiamo adesso a raccontare, si era un po' pregiudicato perché quest'anno ci sono un po' di infortuni vari durante il percorso, hanno fatto sì che la C9 non era più in gara ovviamente per il campionato italiano e quindi c'è stata questa decisione di Maurizio Schepici di metterti oggi al volante, ma ricordiamo questo non è sporadico, non è che ti ha fatto, è perché c'è l'intenzione poi dall'anno prossimo di avere un team proprio con Stefano Andreucci. Sì, ecco, Maurizio mi ha dato l'opportunità oggi di scendere in barca, chiaramente
Bellissima esperienza, bellissima cosa, e speriamo che sia un inizio di questa nuova avventura in motonautica, insomma. E noi ci auguriamo presto di trovarti nella prossima stagione sui podi più importanti del campionato italiano, e perché no, poi sogniamo anche nel mondo internazionale, perché ricordiamo c'è l'europeo, il mondiale, quindi una carriera da pilota della motonautica dopo che hai fatto e ti sei divertito nel mondo dell'automobile, speriamo che ti regala a te soddisfazioni e regala le stesse soddisfazioni ovviamente a tutto il team della Tommy Racing. Speriamo, bocca al lupo a tutti e ringrazio tutti quanti, insomma. Ciao Stefano. Ciao Francesco. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua... Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.